Ciao Leone, benvenuto alla tua lettura di tarocchi per il mese di febbraio, qui con Mandala Tarot la stella. Come va Leone? Vediamo subito le tue energie con gli spiriti, le nostre guide spirituali, degli animali totem. È uscita una carta. Leone, allora, queste carte lasciano presagire bene, vedo energia di fuoco e di terra per te. La prima carta è il 60 ed è lo spirito del cigno, dice time for a deep dive, vuol dire è il momento di immergersi, di una profonda immersione. Cosa vuol dire? Di una profonda immersione probabilmente nell'anima di qualcun altro, nella tua ma anche in quella di qualcun altro. E te lo dico perché la carta successiva è la lontra. Cioè, le lontre innamorate, Otter Spirit, 4 più 2 è 6 e questa è 6 più 0, 6, l'energia degli innamorati. Poi vediamo il dettaglio, ma torniamo al nostro caro cigno. Guarda, allora già i colori, il celeste, il turchese è sia il cielo, quindi sono buoni pensieri, guarda la calma che trasmette questa carta. E il rosa, che è il simbolo della purezza dei sentimenti. Il turchese è anche appunto l'acqua, le coppe, i sentimenti, le emozioni. Il cigno immerge la testa nell'acqua, nello stagno, scava nelle profondità per cercare cibo, ma ti consiglia di fare la stessa cosa, quindi di non stare nella superficie, nelle apparenze, ma di scavare a fondo prima di immergerti nell'animo di qualcun altro, perché prima devi conoscere bene il tuo. Però questa carta è molto 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 positiva e parla proprio di bellezza e purezza, la purezza del cigno. Quanto a sentimenti, mi parlano di sentimenti queste prime due carte, perché abbiamo appunto lo spirito della lontra e ti dice tu non sei mai solo, di ricordarti che l'amore è ovunque, l'amore in ogni cosa, e che meriti questa unione divina. A proposito di tenerezza, c'è qualcosa di più tenero? Hai visto le lontre che nuotano abbracciate? Nuotano abbracciate, fanno anche la nanna, lasciandosi trasportare dalla corrente del fiume, sono bellissime, specialmente la mamma col suo piccolo, è di una tenerezza infinita. E quindi parla di un amore completo, quindi sia un amore romantico come nella carta precedente, che è un amore tenero, di buoni sentimenti. Che stai combinando, Leone, questo febbraio? E poi abbiamo lo spirito, il nostro guida, del cavalluccio marino, che ti dice watch and wait, che ti dice osserva, aspetta, e aspetta, un'altra creatura del mare. Ma per i colori e anche per l'energia, sono entrambi tre animali acquatici, quindi potresti essere magari, hai incontrato una persona che ha un segno d'acqua, quindi sono cancro, pesce o scorpione. Chissà, raccontami nei commenti. Lo spirito del cavalluccio marino si lascia trasportare dalle correnti e quindi ti dice per quello osserva e aspetta, di non avere fretta in questa situazione, di prenderti le cose con calma, come consigliava il cigno all'inizio, di fare una bella immersione, di non avere nessuna fretta, di non essere impaziente, perché le cose belle e profonde sono in arrivo, o per alcuni di voi ci sono già, raccontatemi nei commenti. Che bell'inizio, Leone, queste mi parlano proprio decisamente di sentimenti, credo che sia il tuo leitmotiv di questo mese. Vediamo invece nella lettura generale cosa ci dicono gli arcani di Marsiglia, e ricorda che se sono letture generali, quindi non per forza rispondono proprio a tutti. Tu prendi i messaggi che te servono. Passato, presente e futuro, da dove vieni, come stai ora e dove vai, verso dove ti dirigi con questa energia. Passato, presente, futuro, immediato. No, sei gli innamorati. Allora, già ti dico, devi andare a vederti il numero angelico 666 su Google. La stella.
E la giustizia. Sotto l'energia del mazzo, wow, il mondo, la realizzazione completa di tutte le energie. Leone, questa è stupenda. Guarda, poi sei anche qui. Tutti gli elementi, questo è il nuovo cosmico che si può chiudere, come puoi anche chiudere un ciclo perché stai raggiungendo la realizzazione. Che meraviglia. Ma iniziamo per ordine. Allora abbiamo il 6, dal 6 un salto quantico al 17 alla stella e poi c'è uno stacco dal presente al futuro con la giustizia, l'8. Quindi il 6, l'energia degli innamorati. Quindi alcuni di voi stanno conoscendo una persona o sono nel bel mezzo di una relazione in cui invece uno è indeciso. O deve prendere una decisione importante e ti ricorda, perché la giustizia mi ricorda sempre un po' anche la ruota del karma, come la ruota della fortuna, che se tu non scegli, sceglie la vita per te. Qua sceglie Cupido, ma se no gira il karma che sceglie per te, quindi scegli tu, mi raccomando. L'energia dell'innamorato in questo mazzo. Allora, è abbastanza evolutivo perché, come ti dicevo, un salto gigantesco. Guarda, poi con quest'astro che è quasi il protagonista della carta. Dal 6 al 17, la stella. La stella se fosse un tema amoroso, è meraviglioso perché vuol dire la realizzazione, il giusto equilibrio anche tra il dare e ricevere, la persona. È una stella che brilla di luce propria, che ha trovato il suo posto nel mondo, questo senso di appartenenza. Quindi qualcuno di voi magari ha grandissima illusione di aver incontrato la persona giusta. Applicatelo alla vostra situazione, perché l'unica cosa che mi fa dubitare, che appunto uno magari si sta facendo i castelli in aria, no? Prima del tempo, tra questi avvertimenti di guardati, ci osserva e aspetta, non avere fretta. Forse perché sì, è una persona che vi piace, però c'è qualcosa, insomma, c'è una specie di indecisione, di conflitto. Per questo la giustizia è qua per ricordarti, ti dice sì, però va bene, tu innamorati quanto ti pare, però sii giusto con te stesso, con i tuoi principi, con i tuoi valori, a chi ti merita e datti ciò che ti meriti, non prendere niente di meno. Per qualcuno magari se qualcuno è già sposato e hai conosciuto una persona e sei l'amante, ti dice guarda che tu meriti di essere il primo piatto, non il secondo piatto, meriti di essere la prima scelta, non un ripiego. Potrebbe essere un consiglio di questo tipo per alcuni di voi. O comunque ricordati che tu vali e che sei una stella, che brilli e che meriti un trattamento equo. Sì, e per altri invece, semplicemente che hanno trovato una persona con cui stanno bene, benissimo, che c'è equilibrio, e questo mi fa pensare perché c'è la carta del mondo, che è la realizzazione. Oppure che questa persona che avete conosciuto che stava con un altro, magari si divorzia, si separa, perché la legge rappresenta anche la giustizia, e porta a termine la relazione precedente. Fatemi sapere nei commenti, che sono curiosissima. Vediamo cosa ci raccontano gli altri tarocchi. Perché gli innamorati per il leone? Wow! Decisamente, sì, sentimenti, ancora sentimenti. Vediamo sotto il mazzo cosa c'era. Il 4 di coppe, questo è uno che riceve un'offerta ma non è troppo contento dell'offerta, di ciò che gli viene proposto, anzi pure offeso, dice, ma io volevo di più, ma mi aspettavo di meglio. Vediamo come si svolge. Allora, sotto il cigno, gli innamorati, l'asso di coppe, questa è una carta meravigliosa, questa è un'offerta di amore, questo è un invito a bere l'acqua del Santo Graal, caro Leone, chi ti sta facendo questa proposta? O sei tu che ti stai proponendo? L'asso di coppe è un'offerta che arriva dal cielo, è un dono, fa pensare al dono dell'amore puro. Sì, però poi viene la luna, che è l'unico arcano maggiore delle tre carte che ti sono uscite, che dice che ancora c'è qualcosa di non chiaro, ci sono segreti, ci sono cose occulte, cose che ancora non riusciamo a vedere. Forse è per quello che ti dice anche osserva e aspetta. Non avere fretta, chiarisci bene la situazione, i sentimenti, che sia tutto
chiaro, che le carte in tavola siano perfettamente chiare prima di prendere una decisione concreta. Ricorda comunque che dopo la luna c'è il sole. E qui vedi, e poi abbiamo un fante di coppe, quindi asso di coppe, luna e fante di coppe. Forse questa energia, questa è un'energia molto giovane, a volte rappresenta un po' l'immaturo, però i suoi sentimenti sono veri, anche viene offerta una coppa. È come una persona che ci butta l'amo, ecco perché c'è anche il pesciolino. O magari una persona del segno pesci, come ti dicevo, vedevo tanta acqua qua, un segno d'acqua, potrebbe essere pesci, ma potrebbe essere anche qualsiasi altro segno, magari anche un acquario. E forse, vedi, siccome c'era il 4 di coppe sotto il mazzo, forse questa offerta ci sembra un po' immatura. Magari volevamo un re di coppe o un cavaliere di coppe che fanno offerte già più sostanziose. Questo magari è un po' semplicemente ingenuo, immaturo, ma non è una cattiva persona, eh? Applica la sua situazione, può essere sia uomo che donna, è comunque una persona, uno spasimante, un innamorato, su questo non c'è dubbio, però ti dice che c'è qualcosa di non chiaro. Quest'asso di coppe, quindi fammi sapere se sei tu che vedi la situazione ancora troppo immatura per prendere una decisione. E se è l'altra persona che ti ha offerto questa su di coppo, se sei tu che ti sei innamorato alla follia di qualcuno. Perché l'asso di coppe per il leone perché la luna. Perché il fante di coppe. Spettacolo. Io non voglio dire niente, ma abbiamo il re di pentacoli e la regina di pentacoli e un asso di bastoni. Adesso ti dico solo di guardarli. Quando sono dello stesso palo, dello stesso segno, re di pentacoli e regina di pentacoli, qua si tratta di anima gemella. Sì. E quest'asso, hai già due assi, un asso di coppe che sono i sentimenti e l'asso di bastoni che è un'opportunità da cogliere al volo. È il fuoco della passione, carissimo Leone. Eh sì, qua abbiamo passione e sentimento. Vediamo i personaggi uno per uno. Il re di pentacoli, ah, il nostro re di oro. Questa è una persona molto saggia, eh? Non so se sia tu perché l'energia è appunto del fuoco. È una persona che, quindi guardate come osserva la sua moneta, è una persona che sa stare benissimo anche da sola, con il suo bel lupo, quindi doppiamente saggio, sa fare buon uso del suo tempo, è una persona che si è già realizzata e stabilizzata economicamente. Quindi non so se sia un auspicio o se questa è la vostra controparte, è una persona che sa quel che vuole ed è stabile, solida, una persona integra. Meraviglioso. Questa è un'opportunità, proprio come l'asso di coppe, che sono sentimenti, questa è azione, l'asso di bastone è azione. Quindi o questa persona ha proprio deciso, quindi magari dopo quella confusione della luna e della giustizia, si è proprio deciso che è noi che vuole verso la sua regina. E anche la regina ha la stessa energia del re di Pentacoli. Solo che al femminile questa energia è molto nutritiva, anche lei è già stabile, si sente già realizzata a modo suo, magari sa di essere nel posto giusto sul suo trono e a parte essere nutritiva con se stessa anche con gli altri, quello che tocca diventa oro, il tocco di Remida. Ed è molto saggia, vedete che anche è avvolta poi nell'energia del verde, come a contatto con la natura, parla di fertilità, di abbondanza. È un'energia meravigliosa, io credo che facciano, cioè che qua sono veramente anime gemelle, quindi magari con degli ostacoli iniziali che potrebbe parlare anche di fiducia o magari qualcuna delle ferite del passato, non lo so, non risolte, risolto quell'enigma della luna che portava insicurezza, qua parla chiaramente di ottimi sentimenti, vediamo gli angeli del cuore,
Se ci parlano di più messaggi per tutti voi, per chi vuole un ex che ritorni, per chi è single, per chi invece è in coppia stabile. Per il leone. Leone. La prima carta è Fai uno sforzo. Dice, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. E ora li guardiamo. Però guarda che bella. Fai uno sforzo come due bambini, lui che dà un bacino a lei, è come aprirsi, connetterci con il lato del nostro bimbo interiore, quello puro, proprio come i sentimenti del cigno. Di avere fiducia, ti dice, di non aver paura di fare un passo in avanti. Infatti, quali sono questi passi che ti vengono indicati? Questo ti dice, tieni la mente aperta. Dice, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Ah, e questa è una sorpresa, però la tua anima gemella, perché tra la lontra, il cigno, gli innamorati, la stella, l'asso di coppe, il fante di coppe e poi il re e la regina di pentacoli, due assi. Questo è amore e anima gemella, assolutamente. Quindi tieni la mente aperta, non ti precludere niente, perché in questa carta si vede che c'è cioè, no, a me non piace quello o quella. E invece si dice di darti tempo, osserva e aspetta, quindi di non essere impaziente, di non avere fretta nel prendere decisioni, valuta, medita, ma non ti chiudere, non ti precludere niente a priori. E poi un bellissimo consiglio per chiunque ti dice: prima di tutto ama te stesso. Il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. E questo è come se te l'avesse detto proprio dalla bocca della giustizia. Prima di tutto ama te stesso, in ogni caso, perché così si compiono poi le scelte più azzeccate. Fantastico, Leone. Che mese d'amore, eh? Mamma mia. Vediamo gli oracoli della saggezza che ti consigliano per questo mese. Leoncini e leoncine. Interessante. Numero 7, round and round, vuol dire andare in circolo, girare intorno. Parla per alcuni di voi che ci stanno girando intorno, che non riescono a prendere una decisione, che gira, rigira, oppure che la vita vi sta facendo ripetere situazioni. Un karma, parla di un karma che è necessario chiudere. Ecco, forse anche per quello la spada della giustizia, di risolvere cose del passato e che ci hanno fatto ripetere situazioni, magari cose, persone e che non sono finite bene e che ci hanno ferito. E quindi bisogna trovare il bandolo della matassa e tagliare per non ripeterlo più. Insomma, girarci attorno vuol dire quello. Però anche questa carta, se osservate bene, a parte essere la fibra di Fibonacci, che ne parla la geometria sacra, questo è anche una conchiglia che sta nel mare, quindi tante conchiglie, tanta acqua. Quindi secondo me tu hai a che fare con un segno d'acqua, sì o sì? Raccontami, Leone. Comunque dice non ci girare troppo intorno, ma c'è anche osserva e aspetta. Sono messaggi un po' contraddittori, vediamo l'energia sotto il mazzo. Ecco, sì, alcuni qua ti dice come to the edge, vuol dire non aver paura di dare il salto, abbi fiducia, anche se in passato puoi essere stato deluso, tradito, ferito, ti dice che è necessario in questo momento dare un salto con piena fede, con piena fiducia. Sì, di non aver paura soprattutto, di non trattenerti. Leone, queste sono le tue carte di questo mese. Spero che questa lettura ti sia piaciuta. Qui da Mandala Tarot la stella per ora è tutto. Potrei fare uno speciale di San Valentino. Se non ti sei iscritto al canale, iscriviti e attiva la campanella così vedrai quando faccio le comunicazioni.
Lo speciale San Valentino potrebbe essere qui o su Instagram o Facebook, ancora non ho deciso, quindi stai attento, stay tuned. E niente, Leone, grazie, a presto!